Un cordiale saluto ai nostri utenti e anche logicamente ai tifosi del Bitonto Calcio, visto che questa video intervista andrà in onda sulla pagina ufficiale del Bitonto Calcio. Come sapete, giovedì scorso, nel corso della puntata del Ruggito Nero Verde, Nicolangelo Biscardi, per bocca della società di Francesco Losiello, del presidente, ha esternato alcuni concetti in merito ormai a questa famosa curva che dovrebbe essere posizionata all'interno dello stadio Città degli Ulivi. Logicamente, in quell'occasione Radio Doppio Zero aveva detto che dava ampia disponibilità a chi voleva dire la sua in merito a questo, e in questo caso lo vedete accanto a me, c'è l'assessore allo sport, il dottor Domenico Nacci. Buonasera assessore. Buonasera, che logicamente ha chiesto diritto di replica, e noi assolutamente in maniera del tutto conforme a quelle che sono state le nostre richieste lo facciamo parlare subito. Assessore, prego. Io vi ringrazio per aver accolto la mia richiesta. Ovviamente durante la diretta non ero collegato, quindi non ho potuto intervenire immediatamente, altrimenti lo avrei fatto sinceramente. Mi permetto anche di chiedervi la prossima volta, laddove ci siano degli argomenti che mi interessano, siccome non mi nego mai al confronto, magari invitatemi ancora prima che io possa vedere l'intervista o il momento in diretta. Vorrei soltanto fare delle precisazioni alle parziali verità descritte da Nicolangelo Biscardi, addetto stampa del USD Bitonto Calcio. Dico parziali perché bisogna partire dal principio, bisogna partire anche da quello che non è formalmente agli atti, ma poi bisogna dare molto risalto in un ordine preciso agli atti, al momento del protocollo del comune di Bitonto. È vero, ho ricevuto una mail il 14 di giugno dal presidente Rossiello, dopo aver interloquito diverse volte con lui sulla volontà di donare la curva ai tifosi, che ha trovato favorevolmente presente l'amministrazione ad accogliere quella donazione. Mi ha mandato una mail con uno schema di un altro fornitore che non era la Mario Orlando, di come potesse essere la curva da donarsi. Ed è terminato lì. Nel frattempo ci siamo incontrati altre volte e io ho mostrato al presidente Rossiello, o meglio ho palesato al presidente Rossiello, quali fossero i percorsi possibili. O la donazione del bene mobile e dopodiché tutta la progettazione e gli adempimenti successivi, anche il montaggio, sarebbero stati a carico del comune, però ho anche mostrato e palesato a lui la lungaggine di questa procedura. Oppure la seconda alternativa, che era quella che inizialmente si stava percorrendo, di produrre la documentazione completa, di arrivare sino al montaggio, e dopodiché, dopo il montaggio, gli adempimenti successivi sarebbero stati a carico del comune. Abbiamo avuto un incontro informale nell'ufficio dell'ingegnere Dello Russo del comune di Bitonto, del responsabile dei lavori pubblici, alla presenza anche della responsabile dell'ufficio patrimonio, insieme al presidente Rossiello e al suo tecnico di fiducia, in cui abbiamo ipotizzato i vari scenari e scelto insieme quale fosse il percorso migliore da seguire. A questo incontro è seguita la PEC dell'USD Bitonto Calcio, che vorrei precisare, lo dico a Nicolangelo, e non è un atto di donazione, è una proposta di donazione. I termini sono importanti. L'aver scritto su un documento atto di donazione non è firmato dal comune, non è un atto progettato da un notaio, da un pubblico ufficiale, è semplicemente una proposta di donazione che arriva da due rappresentanti della società, Orlino Antonello e Francesco Rossiello, che mostrano formalmente la volontà di donare un bene prezioso per la collettività, per la struttura, per la tifoseria, ma anche e soprattutto per l'amministrazione. Quindi di qui si è dato via all'iter formale di donazione di un bene mobile. A questa prima PEC è seguita poi un'altra comunicazione. Questa è del 24 luglio, quella informale, il 25 luglio credo sia la PEC di proposta di donazione. Ribadisco, proposta, non atto. Quindi in questo momento il comune di Bitonto non è diventata proprietaria del bene. Proprietario del bene, ancora non consegnato a questa data, era ancora l'USD Bitonto Calcio. Era e lo è. A questa proposta è seguita una PEC dell'8 agosto, come dice correttamente Nicolangelo, in cui la società Bitonto Calcio comunica la volontà di consegnare e scaricare la tribuna il giorno 19 di agosto, perché è in consegna.
Il giorno dopo, come dice bene Nicolangelo, c'è una PEC di risposta del comune di Bitonto, però qui Nicolangelo ha fatto un'inversione di punti. Io la reggerei anche tutta, perché tanto è un atto pubblico, chiunque può fare accesso agli atti e ottenere questa copia. In questa PEC del comune si dice semplicemente che è già stato attivato l'iter di accettazione della donazione, che però che deve avvenire ovviamente con provvedimento espresso dell'ente. Però si fa una precisazione: il valore non modico del bene si intende donare sarà altresì stipulato con atto pubblico per il perfezionamento della medesima donazione. L'atto pubblico poteva essere un atto notarile o un atto ufficializzato dal segretario generale, che essendo ufficiale erogante può tranquillamente recitare un atto pubblico. Subito dopo continua: la consegna e l'installazione sono sottolineati in maniera tale che si comprenda che sia la consegna che l'installazione della tribuna nel campo sportivo sono inoltre subordinate, sempre in maniera sottolineata, 1) alla predisposizione del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi ed economici necessari sia all'acquisizione dei pareri o nulla osta degli enti sovraordinati sia all'esecuzione dell'intervento. Tra parentesi si specifica che ad oggi, quindi al 9 agosto, non è prevenuta solo una bozza incompleta degli elaborati progettuali relativi alla nuova struttura. Questo soltanto per significarvi che non avevamo ancora il progetto esecutivo necessario per arrivare sino al montaggio, che come da proposta doveva essere a carico della società donante. All'approvazione del progetto esecutivo, che doveva avvenire con provvedimento di giunta. Ovviamente se non c'è il procedimento esecutivo non può esserci nemmeno il provvedimento di giunta, giusto per correggere Nicolangelo, che dice credo che da allora in 3 mesi si potessero essere fatte delle giunte. Se non abbiamo gli elementi da approvare in giunta non possiamo andarci. Al deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori presso la città metropolitana di Bari, sezione edilizia sismica, presso la citata sezione edilizia sismica dovrà essere valutato in base alla classe d'uso e alla rilevanza della struttura. Poi ci sono delle evidenze che si fanno in merito alla necessità della progettazione firmata da un ingegnere, non da un direttore commerciale o altro. Ci sta un documento in verità firmato da un ingegnere da parte della Mario Orlando, ma manca il progetto del basamento, che è quello fondamentale. Per cui, se non ho capito male, assessore, voi non avevate i documenti ufficiali per poter portare in giunta questa cosa? Assolutamente corretta la tua lettura. Non avevamo i documenti necessari, avevamo lo schema tecnico, avevamo una relazione di un ingegnere, ma non avevamo i progetti necessari, progetti esecutivi per l'installazione del bene, che avremmo dovuto approvare in giunta. Per cui in giunta non potevate portare nulla? Assolutamente no, non potevamo farlo. Alla fine, sapendo questa mail di risposta alla volontà di scaricare, di consegnare la tribuna, noi diffidiamo l'ingegner Delorusso e la dottoressa Conte, che firmano questo documento. Leggo testualmente, perché questa è la volontà dell'amministrazione: pur nel manifestare gratitudine e apprezzamento per l'atto di liberalità che si intende compiere, si invita codesto sodalizio sportivo a non porre in essere azioni difformi dalle procedure innanzi descritte, al fine di evitare le conseguenti responsabilità. Conseguenti responsabilità che ci sarebbero state, tant'è che il gestore del campo ha mandato via PEC una comunicazione in cui dichiara di non essere a conoscenza dello scarico del bene. Io il 19 di agosto, perché ci metto sempre la faccia e non me la tolgo mai, non la tiro mai indietro, ho detto al presidente Rossiello di essere presente con lui allo scarico, non per officiare o per ufficializzare o per assecondare lo scarico, ma semplicemente perché non volevo che sembrasse che il comune fosse lontano, perché il comune non lo è mai stato lontano né dalla squadra, né dalla dirigenza, né dalla tifoseria e né tantomeno dall'impianto sportivo in sé. Quindi sono stato presente lì, alla presenza di 40 tifosi, e ho ribadito al presidente Rossiello e ai 40 tifosi che fosse necessario il progetto esecutivo per poter fare il montaggio. Per di più vi dico che anche la consegna in sé del bene lì è d'intralcio alla realizzazione del basamento, allo spostamento della recinzione. Quindi comunque andrà... Per assurdo dovrebbe essere poi spostato in fase di lavoro. Andrà rimossa di lì, perché dobbiamo consentire che i lavori si svolgano in totale sicurezza e libertà, perché andremo a spostare la recinzione più avanti, ovviamente nei limiti consentiti dal regolamento della Lega e della FGC, per poi creare l'asoletto, il basamento, i plinti che saranno necessari, non so quello che verrà fuori dalla progettazione,
per rendere quella struttura non più un bene mobile, ma diventerà di fatto un bene immobile. Sarà infissa al suolo definitivamente, resterà lì per sempre. Questo è l'obiettivo che abbiamo. Perché una donazione del genere non può essere pensata per essere lì per un lasso di tempo limitato, ma deve essere lì per sempre. Quindi in quella circostanza noi diffidavamo Rossiello o la società da consegnarla, non perché non volessimo credere a lui, perché è una persona affidabile, credibile, che non ha neanche motivo e necessità di consegnare materialmente un bene per far sì che l'amministrazione gli creda. Semplicemente non era ancora ultimato l'iter e quindi andava bloccato. Detto ciò, dopo qualcuno mi ha anche accusato di avventurose dichiarazioni. Ho cercato in maniera sempre bonaria, perché è quello che mi contraddistingue, di evitare di scendere in polemica, di entrare nel merito dei fatti, dare le date. 60 giorni sono dei giorni credibili laddove noi avessimo avuto tutto. E quel giorno io ho parlato con Rossiello, anche nei giorni precedenti, ci siamo anche in certi momenti beccati. L'obiettivo è produrre la documentazione. Io personalmente, lo dico anche in diretta, mi sono reso disponibile a donare mia sponte come Domenico Nacci, tifoso della squadra, non come assessore, quella sta benedetta relazione geologica che mi veniva chiesta dalla ditta venditrice come elemento propedeutico a poter realizzare il progetto esecutivo del basamento in cemento. Ora ho scoperto, o meglio, un mesetto fa abbiamo scoperto che non è più sufficiente dare la relazione, perché il progetto esecutivo non c'è, andrebbe realizzato e avrebbe un costo. A questo punto, visto che quello che è successo è che non ci si è compresi, non si è capito come dovessimo procedere, abbiamo deciso di intervenire dicendo ok, seguiamo la strada B, cioè quella della donazione del bene, e poi tutto il resto dei costi del lavoro sono vostri. Pensiamo noi. Quindi anche il montaggio non sarà a carico della Mario Orlando, ma sarà a carico dell'impresa che verrà individuata dal comune. Questa è la strada che abbiamo scelto di seguire e che abbiamo voluto magari indicare forse in maniera poco comprensibile col comunicato, ma questo è il senso del comunicato. Non è che vogliamo scaricare responsabilità, ce ne prendiamo, me le prendo. E non ho detto cose che non sapevo, di cui non ero certo. Assessore, le devo fare una domanda, però certo. Può essere anche fra virgolette cattiva. Possibile che in tutto questo lasso di tempo non vi siate mai capiti tra comune e società sportiva? Cioè, dubito fortemente che il fatto di essere comunque a contatto su questa situazione non vi abbia portato a capire che mancavano dei documenti, mancavano dei fogli, mancavano delle firme, mancava qualcosa che potesse poi dare la possibilità al comune di andare avanti con i lavori. Scritto il 9 agosto e ribadito più volte, cioè noi non avevamo la documentazione completa, lo abbiamo detto più volte. Io ho interpellato anche, perché poi a un certo punto uno si stanca anche di essere l'unico soggetto su cui, diciamo, non dico sparare, ma su cui fare affidamento. E allora ho scelto la strada formale, ho fatto un'istanza al segretario generale del comune di Bitonto, che è anche responsabile dell'anticorruzione, chiedendogli quale fosse la procedura corretta da seguire. È un atto pubblico, posso tranquillamente leggerlo e consegnarlo, certo. Non ho problemi. E vi leggo un passaggio. Le alternative erano due. La prima, la stessa, in grassetto mette, la stessa accettazione potrà essere deliberata dal Consiglio Comunale soltanto dopo la realizzazione e il collaudo dei lavori di installazione della tribuna, perché soltanto in quel momento viene ad esistenza il bene oggetto di donazione, cioè la tribuna installata, idonea alla funzione per cui è stata progettata. Le suddette conclusioni, in assenza di ulteriori notizie in merito, presuppongono che la volontà del donante includa, oltre che la donazione della struttura della tribuna smontata, anche l'intenzione di provvedere a tutti i lavori necessari all'installazione della stessa. In questo caso, la fattispecie, ad avviso dello scrivente, ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 50 del 2016, il cosiddetto codice dei contratti pubblici, ovvero opera pubblica realizzata a spese di privati. Questa era l'ipotesi che avevamo ipotizzato nel primo momento, cioè la società donante arriva fino al montaggio, dopodiché tutti gli adempimenti successivi sono a carico del comune. Però per arrivare all'opera montata serviva tutto il resto, quello che è mancato. L'ipotesi 2, che è quella che abbiamo scelto di percorrere adesso, è questa. Qualora invece il privato che ha manifestato la volontà di donare al comune di Bitonto la suddetta tribuna
non abbia intenzione di provvedere all'installazione della medesima, rimettendo al Comune di Bitonto tutte le incombenze inerenti alla realizzazione dei lavori necessari al montaggio della stessa, allora il Comune, preliminarmente a qualunque decisione di accettazione della donazione della struttura smontata che comporrà la tribuna, dovrebbe a tal fine inserire l'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici se il lavoro è superiore a 100.000 euro, e non è questo il caso, con l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio, ovvero disponibili in base a contributi e risorse dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici. In questo caso, ai fini della progettazione ed esecuzione dei lavori di cui trattasi, occorre applicare integralmente il codice dei contratti pubblici, ovvero, tradotto, questo è il caso che dovremmo seguire noi, cioè dal momento della proposta di donazione interveniamo noi, quindi tutto il resto diventa a carico del Comune. L'equivoco, l'incomprensione è stato qui. Okay. Noi abbiamo scritto anche che aspettavamo, perché ci è stato detto che era consegna con montaggio. Per arrivare al montaggio servivano dei documenti intermedi. Li abbiamo chiesti, non li abbiamo ottenuti. Ci ha detto che ce li avrebbe dati, non li abbiamo avuti. Mi sono messo a disposizione perché arrivassero prima possibile, ma non ci siamo riusciti a trovare insieme la soluzione. Io sono ancora disponibile, lo dico ancora qui, perché io voglio vedere la tribuna montata, e quando dico io intendo come delegato dell'amministrazione, che sia chiaro, il sindaco Abaticchio vuole quantomeno la tribuna montata e magari vorrebbe smettere come me di essere additato come l'unico o gli unici responsabili del mancato montaggio, vorrebbe tornare allo stadio con la propria figlia come io voglio tornare allo stadio con mio figlio, non essere oggetto di messaggi privati che possano che mi accusino di essere il responsabile del mancato montaggio. Vorrei che trovassimo una soluzione. La soluzione oggi è che ce ne occupiamo noi. Se invece c'è ancora volontà di portare insieme quei progetti nella casa comunale, io sono ancora disponibile a mettere la mia parte per la relazione geologica, se dall'altra parte c'è la volontà di arrivare al progetto esecutivo. Assessore, le faccio un'ultima domanda perché siamo in chiusura. La strada più breve quale sarebbe? Quella che la società fa montare la tribuna, o che la società doni la tribuna e tutto il resto se la vede il Comune? La strada più immediata, più breve, è quella che si arrivi al montaggio e quindi poi il Comune si occupi soltanto, tra virgolette, soltanto dei lavori da eseguirsi, perché per arrivare al montaggio noi abbiamo anche detto che saremmo impegnati a spostare la recinzione, a mettere la rete parapalloni che la Lega ci ha già prescritto, a fare tutti gli adempimenti al genio civile. Questa sarebbe sicuramente più breve, però potrebbe essere più complessa visti gli equivoci che abbiamo, quindi non escludiamo che magari la più breve e la più immediata possa essere quella di occuparcene integralmente. Cioè, in pratica la società vi dona la curva e voi fate tutto il resto dei lavori. E questo non significa che Rossiello sia venuto meno ad un impegno preso o che noi vogliamo scavalcare lui, significa semplicemente che insieme vogliamo trovare la soluzione perché questa curva si monti prima possibile. Non mi permetto più di dire date, sicuramente vi dico e vi affermo che la volontà dell'amministrazione è quella di accettare un dono immenso ricevuto dall'associazione sportiva e di montarla quanto prima possibile. Assessore, grazie per le sue parole. Io vi ricordo che nei prossimi giorni, probabilmente basta seguire la pagina ufficiale di Radio Doppio Zero e del Bitonto Calcio, ci dovrebbe essere, forse l'assessore mi potrà confermare, un incontro pubblico fra amministrazione comunale e la società sportiva per definire finalmente questa questione. Noi speriamo, insomma, che i tempi siano il più breve possibile, perché insomma il Bitonto sta facendo il suo campionato, sta facendo tantissimo, e probabilmente anche la città in questo momento ha necessità. Io mi sono reso disponibile all'incontro, anche aperto ai tifosi, perché non mi sono mai nascosto nemmeno davanti a loro, e sono certo che gli equivoci che ci sono stati sino ad ora possano essere facilmente risolti. Magari mi auguro che questo mio intervento sia l'ultimo di un botte risposta che mi ha visto sul ring prendere cazzotti in maniera scherzosa in passato, ma che vorrei fosse chiuso con un no contest o con un pareggio, un pari da parte di tutti quanti. Grazie assessore dottor Domenico Nacci per essere intervenuto, grazie a voi per averci seguito, mi raccomando sempre rimanete sempre in contatto con i nostri social.